Ragazzi, sono entrata in single player e ho un problema di caricamento delle texture. Come vedete, mi si presenta così la mappa. Ma ho trovato il nuovo animale che mi sa che adesso volerà via. Ed è questo qua. Almeno lo vediamo. Sembra che voli basso, in teoria. Vediamo se si posa magari senza stare a fare tutta la balestra. La balista. No, ecco, avvicinandosi purtroppo ha preso il volo. Non so se si andrà magari a posare. Ah no, sembrava che attaccasse. Vediamo se... No, ma l'ha dato a me da mangiare. Come funziona sta roba? Allora, non vuole essere domato in questo momento. Ah, quindi ci si può avvicinare tranquillamente, però... Cioè, che bisogna fare? Purtroppo le texture, non so perché a metà... Ma ce n'è uno solo di questi. Vuole essere domato. Ma comunque non è aggressivo. È neutrale. Allora. Ah, dice provare con la catena di Bolt. Per forza. No, pensavo che si poteva evitare tutta la struttura. Ok, adesso allora mi metterò a costruirla. Questo chi è? Suo lontano parente. Non so per che livello era questo poi. Proprio, livello 25, bassissimo. Giusto perché... L'ho trovato, bisognerebbe cercarne altri. Comunque adesso mi costruisco la balista con la catena e tutto quanto. Vediamo un po'. Sembrerebbe che rimanga sempre qui, quindi non è che sia uno di quelli lì che scappa via razzo. Quindi buono. Vediamo. Allora, vediamo di mettere la balista per terra. Che questo si sposta, Quindi tocca essere abbastanza veloci. Mettiamo la catena dentro. Già si è spostato. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Ecco, perfetto. Preso. Presto, presto, presto. Ma è... purtroppo bisognerebbe essere... In realtà bisognerebbe essere in due per fare sto lavoro. Si fa prima. Vediamo se ora mi fa... Come si fa? Lo mangio io sto a fare. E ti cibo però nell'ultimo slot. Ah, nell'ultimo slot. Cavoli. Vabbè, adesso bisogna metterlo sullo zero, giusto. E me lo fa mangiare a me però. Ah, tasto E. Oh, l'abbiamo già preso con una. Ottimo. Vabbè, comunque, allora, ricordiamoci di mettere subito la crocchetta sul tasto 0. Gli diamo un nome che lo chiameremo, non lo so. Comunque la catena è durata un sacco. Si vede che da animale a animale cambia, quindi. Non lo so, ce l'ho ancora. Ah, adesso è andata via. Vabbè, lo chiameremo Dino. Tanto perché non abbiamo fantasia. Ok, eccolo qua, Dino, bello, 37, vabbè, era un livello basso. Effettivamente il server io l'ho appena aperto, qui in single player, quindi sono un po' livelli bassi. Comunque, allora, adesso gli andiamo a fischiare, poi gli facciamo la sella, appunto. Non è difficile prenderlo, pensavo che fosse un'operazione molto più complessa, ma di fatto questo qui si va a posare tranquillamente per parecchio tempo, quindi si riesce, anche vedete com'era distante, ma questo che vuole? A prenderlo. Adesso mi farò anche un po' adesso cercherò di risolvere comunque la problematica della texture. Questo che cos'è? Dell'evento? Un dodo con il cappello? Devo capire anche l'evento cosa bisogna fare. E ok, perfetto. Ora rifacciamo la sella. Dunque, allora, io gli ho fatto la sella, ragazzi, e la sella già dalla mitragliatrice, chiamiamola così, perché io pensavo che bisognava farla a parte, ma invece era già compresa la sella. Infatti stavo guardando che non c'era l'engrambo, ma invece è nella sua sella già bella che è fatta. Adesso proviamo a vedere, ecco, vedete come funziona. Purtroppo il terreno continua a essere così, ho provato anche a rilogare, ma non so che problema c'è di texture. Poi cercherò di, chiaramente, di risolverlo. Allora... Non mi sembra che vada molto in alto. Come funziona sto coso?
Ok, allora vediamo un attimo lì. Qua ci dovrebbe essere l'acqua in teoria, ma non si capisce, perché vedo che c'è sta rana che... E c'è anche... Oh, proviamo a mitragliare qualcuno, giusto per vedere come funziona. No, allora come si fa a mitragliare? Oh, questo qui è il suo combattimento normale col becco. Ah, ma qui richiede, ecco, non avevo visto sta cosa, bisogna caricare l'arma, giusto. Allora richiede, ora l'ho vista, sono un po' cieca. Ecco qui, da mettere prima di tutto il gasolio, quindi bisognerà fare il gasolio e poi la granata, mi pare che sia questa qui. Perché non fa vedere nulla? Ok, quindi bisognerà fare le munizioni e va a gasolio. Infatti avevo letto un attimo sulla wiki se... Il gasolio, ma non avevo capito che serviva per questa cosa qua. Allora, adesso andiamo a farlo. Torniamo un attimo là. Dunque, allora, qui gli ho messo il gasolio, ne ho fatti 20, e la granata. Quindi, a questo punto, nel suo inventario, qua sulla barra me le segna. Quindi, in teoria dovrei... Non lo so come funziona, vediamo. Allora, qua ragazzi c'era anche la nota. Eccola qua. Perfetto. Dunque, allora, proviamo a uccidere quel coccodrillo lì che ci voleva anche uccidere prima. Ah, sta già combattendo. Vabbè, come funziona? Andiamo. Allora, tasto 1. No. Ah, ma sono delle slot fuori dall'1, 2, 3. E quindi cosa bisogna utilizzare? Aspetta, allora. Il mouse... No, come si fa a sparare? Dunque ragazzi, ce l'abbiamo fatta ad attivare finalmente sto uccellaccio e bisognava fare il tasto control. Ora in teoria, oh mamma mia, come si spara. Allora è venuto fuori il il mirino. Ora va abbastanza velocemente perché vedete che il razzo, ecco, questo qui è il massimo della velocità, vedete che è fortissimo, e in teoria dovrebbe anche sparare. Ma quale sarà il tasto? Ecco, questo è il tasto C, è per fare la virata. Bellissimo. Ok, proviamo il tasto X. No, Z. No, è per i gruppi. Quale sarà il tasto per sparare? Perché non fanno delle guide? Allora, vediamo. Ah, il tasto destro, che okay, ha sparato. Ammazzate se spara. Ma fa danno sto coso. Aspetta. Fammi vedere un attimo. Abbiamo già sprecato due pallottole. Ma non gli fa un tubo? Oh sì, boh. Aspetta. Fa molto... Cioè, fa degli effetti, ma non capisco se gli sta togliendo vita, sto triceratopo. Boh. Ah, ma non è che... Forse dall'alto. Aspetta, come funziona qua? Cioè, tra un po' ci rimarremo secchi noi. Ragazzi, non lo so come funziona. Bisogna prenderci un po' la mano e capire come funziona. Comunque, vedete che è una macchina da guerra. Se dovesse funzionare... Ah, adesso l'ha beccato. Vedo sangue. Io pensavo che facesse un po' di... Ah, ecco, è morto. In realtà pensavo che... Aiuto, non si ferma. Come lo fermo? Ah, già, control. Ah, ok, control per spegnerlo. Ok. E abbiamo ucciso sto triceratopo. Beh, forse facevamo prima a mano. Eccolo qui, è morto, poraccio. Che livello era? Livello 55. Ah, ce ne voleva un bel po' comunque di... Ma dobbiamo capire ancora bene com'è che funziona. Comunque questo è il funzionamento. Questa è una macchina da guerra. Sarà molto utile contro i titani. E visto che vola e fa parecchio danno. E anche contro, poi per utilizzarlo più che altro contro, per utilizzarlo in PvP. Dunque ragazzi, continuate a seguire, arriveranno altre guide, speriamo che qui i single player lo aggiusteranno le texture, e vi ringrazio, iscrivetevi al canale, naturalmente attivate sempre la campanella perché sennò non rimanete aggiornati sui video che vado a mettere. Per il resto, se avete voglia di commentare, fatelo qui sotto. Ciao e alla prossima!